Femminicidi in aumento del 15,7%, 125 donne uccise in un anno. È uno dei dati forniti oggi dal Viminale. In un anno aumentano omicidi, rapine e furti. Sentiamo Valeria Papitto. Finisce l'effetto lockdown sui reati che tornano ad aumentare, anche se non a livello pre-Covid. Oltre 2 milioni in un anno, di questi 319 sono omicidi, quasi 150.000 gli arresti. È quanto emerge dal dossier presentato durante il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto come di consueto a Ferragosto al Viminale dalla Ministra dell'Interno Lamorgese. Qua siamo presenti con tutti i vertici delle forze di polizia, che salutano e ringraziano il personale che è impegnato in questa giornata di festa per gli altri, ma di lavoro per noi. Il bilancio di un anno di attività delle forze dell'ordine fotografa un paese in cui anche i femminicidi sono ancora purtroppo in aumento. 125 donne uccise in 12 mesi, 108 proprio in famiglia, spesso per mano di un partner, un ex. Sono ora oltre 3 al giorno. Crescono pure gli arrivi di chi scappa da guerre e povertà, oltre 45.000, 40% in più, 95.000 sono nei centri di accoglienza. In crescita le richieste di asilo anche da parte degli ucraini, a quasi 150.000 è stato concesso il permesso di protezione temporanea. Preoccupano gli attacchi informatici, quasi l'80% in più individuati dalla polizia postale. E poi gli incendi di attualità in questi giorni di grande caldo, più 36% gli interventi dei vigili del fuoco in 12 mesi. E le forze dell'ordine sono al lavoro anche oggi per vigilare sul Ferragosto degli italiani in vacanza, ma anche di chi resta nelle città deserte.